svolta in Ucraina con il crollo del regime del presidente filorusso Yanukovych, fuggito con i suoi fedelissimi, forse ora all'estero. Liberata dopo 3 anni di carcere Yulia Tymoshenko, la leader dell'opposizione ha parlato in piazza a Kiev davanti a migliaia di manifestanti. La dittatura è finita, ha detto, il Fondo Monetario promette aiuti economici per il paese. Il governo Renzi è in carica, ore di riflessione per il Premier che domani parlerà al Senato prima del voto di fiducia, poi martedì sarà alla Camera. Gelo di imbarazzo nel passaggio di consegna a Palazzo Chigi tra Letta e Renzi, sul nuovo esecutivo le bordate dell'opposizione. Un governo non espresso da un voto non è democratico, ha detto Berlusconi. Sono gli ultimi giorni di una sordida Pompei, la stoccata di Beppe Grillo. Lavoro e taglia le tasse sono gli obiettivi del governo Renzi, che dovrà tenere conto delle indicazioni uscite dal G20 di Sydney, dove partecipava Piercarlo Padoan prima di diventare ministro dell'economia. Nel comunicato finale si pone come obiettivo una crescita del PIL su scala mondiale del 2%. La ripresa in Europa resta fragile, avverte però il commissario europeo Olli Rehn. Ultimo giorno di gare a Sochi, cala il sipario sulle Olimpiadi invernali, a varie di soddisfazioni per gli atleti italiani con un bottino di 8 medaglie e altrettanti quarti posti. Nell'anticipo di campionato la Roma vince a Bologna, ore a -6 dalla Juventus che alle 18.30 affronta il Torino nel derby della Mole. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della 7. L'Ucraina dunque 2 giorni fa era sull'orlo della guerra civile e adesso invece esulta per la fine della dittatura. In pochissime ore tutto è cambiato, c'è stata una vera e propria svolta. Dopo l'accordo con l'opposizione Yanukovych, il presidente ha capito che per lui si stava mettendo male ed è fuggito, mentre il Parlamento approvava rapidamente i punti salienti dell'accordo e lo destituiva. Ma il paese in questo momento è spaccato, perché le province filorusse certo non rimpiangono Yanukovych ma non apprezzano la svolta che c'è stata. Vediamo. Le prime mosse di un'Ucraina libera dal suo tiranno partono da qui, dalla residenza di Viktor Yanukovych. Destituito il presidente, ora gli ucraini vogliono sapere chi fosse veramente e così si mettono in fila disciplinati senza spingere né saccheggiare nulla per visitare, come ci mostra questo video amatoriale, la residenza dell'uomo che ha fatto sparare sui manifestanti. Vogliono vedere con i loro occhi i saloni principeschi, indugiano nel bagno tutto d'oro. Questa villa che sembra una reggia è il simbolo della corruzione del loro presidente, l'uomo che per anni ha sbarrato davanti a loro le porte dell'Europa. Nel canale del parco di questa residenza sfarzosa sono stati trovati documenti importanti che Yanukovych ha tentato di distruggere, con i nomi e foto dei suoi nemici, studenti, politici e giornalisti. È l'inizio di una nuova era dopo il crollo del dittatore. Spunta l'alba sulla nuova Ucraina, che per 3 mesi ha lottato in piazza con proteste pacifiche per la sua libertà. I rivoluzionari senza armi ieri sera si sono riuniti in piazza Maidan, nel cuore della protesta antigovernativa, per festeggiare la vittoria. Qui hanno acclamato l'acerrima nemica del presidente, Yulia Tymoshenko, che dopo gli ultimi 3 anni di prigione è nuovamente libera. Ex passionaria, ora possibile candidata alle presidenziali del 25 maggio. Viktor Yanukovych nelle stesse ore urlava al colpo di Stato, definendo illegittimo il Parlamento di Kiev. E poi ha cercato la fuga, si è prima rifugiato nella parte orientale del paese, dove gode ancora di qualche consenso, e poi sembra che abbia tentato di lasciare l'Ucraina, cercando di corrompere le guardie in aeroporto, che però non hanno fatto decollare il suo charter privato, probabilmente diretto verso la Russia, ora preoccupatissima di vedersi sfilare l'Ucraina dalla sua sfera di influenza. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha promesso aiuti economici per il paese dopo la drammatica svolta. Questa dunque è la situazione. Abbiamo sentito, la Tymoshenko è libera, ieri sera è apparsa sul palco in piazza Maidan su una sedia a rotelle, visibilmente commossa ma più combattiva che mai, ha spronato il popolo. Slava Ucraini! La dittatura è finita, bisogna assicurare che i manifestanti non siano morti invano, rimanete in piazza. E Piazza Indipendenza accoglie con un applauso e cori l'arrivo di Yulia Tymoshenko. Il simbolo della rivoluzione arancione è commossa, siede su una sedia a rotelle. Ringrazia quella folla festante, avendola avvertita sui pericoli che il paese continua a correre, ora da donna libera può gridare la sua felicità. Ucraina libera. Oggi l'intero nostro paese può iniziare a vedere il sole e il cielo, perché la dittatura è caduta, grazie a coloro che sono scesi in strada riuscendo a proteggere le loro famiglie e il loro paese. Gli eroi, i nostri eroi non muoiono mai e saranno la nostra ispirazione. Ieri i suoi sostenitori l'avevano attesa per ore fuori dall'ospedale del carcere di Kharkiv, dove era ricoverata.
accanto la figlia Yevgenia, che negli ultimi 3 anni non ha mai smesso di lottare. Era stata lei a darle la notizia che il Parlamento aveva cacciato il tiranno Yanukovych ed ordinato l'immediata liberazione del simbolo della rivoluzione arancione. 54 anni, un carisma e un pragmatismo non comune, dal 1995 guida la Compagnia Generale dell'Energia, che importa metano dalla Russia. Nel 1996 viene eletta al Parlamento con oltre il 90% delle preferenze. Nel 1999 è già vice premier nel governo del futuro alleato Yushchenko. Arrestata nel 2001 per falsificazione di documenti, 3 anni più tardi è nuovamente sulle barricate, diventando ben presto l'icona della rivolta. Nel 2007, per i 3 anni successivi, è la prima donna premier con la responsabilità di guidare il paese. Nelle presidenziali del 2011 incassa però una pesante sconfitta ad opera di Yanukovych. La sua carriera politica sembra ormai tramontare quando i giudici la condannano alla prigione con l'accusa di abuso di potere per essere andata oltre le proprie prerogative. Grida al complotto ordito dallo stesso avversario politico Yanukovych, ma i giudici non le credono e la condannano a 7 anni di carcere. Ieri sera, mentre il presidente deposto era in fuga, le porte del carcere si sono spalancate e lei ha annunciato: la mia lotta proseguirà. Soddisfazione è stata espressa dalla Casa Bianca e dall'Unione Europea. Il presidente della Commissione Barroso ha sottolineato che un sistema giudiziario indipendente è essenziale per un'Ucraina democratica. E ora in Italia, dove il governo muove i suoi primi passi dopo l'insediamento e il primo Consiglio dei Ministri di ieri. Il programma è serrato, Matteo Renzi è al lavoro in vista del voto di fiducia delle Camere, ma da risolvere c'è anche il sudoku dei sottosegretari e dei viceministri, che saranno almeno 2 per ministero. I primi obiettivi del governo sono la legge elettorale naturalmente, ma anche abbassare le tasse sul lavoro e tagliare la spesa pubblica. Lavorare e tacere è il motto con cui Renzi ieri ha aperto il suo primo Consiglio dei Ministri in una giornata davvero densa di avvenimenti. Ripercorriamola insieme. Un giorno e mezzo per dedicarsi al suo primo discorso parlamentare, quello con il quale Matteo Renzi chiederà lunedì pomeriggio la fiducia in Senato. Il suo governo, dopo le difficoltà della vigilia e il lungo confronto con Napolitano, ha giurato al Quirinale, tra conferme e volti nuovi, l'età media più bassa, 47 anni, la più alta percentuale di ministri donne, 8 su 16, la metà, nonché il più giovane capo del governo dell'Italia repubblicana, 39 anni. Dopo il giuramento e le foto di rito, il primo Consiglio dei Ministri per gli adempimenti formali, tra cui la nomina di Graziano Del Rio a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in pratica il braccio destro del Premier. Ma nel giorno di Renzi l'immagine più forte è quella del gelido passaggio di consegne con Enrico Letta. L'ex Premier non ha gradito affatto il modo con cui è stato estromesso da Palazzo Chigi e non ha fatto niente per nascondere il suo stato d'animo nei confronti del successore, che da parte sua non ha degnato Letta di uno sguardo. Dopo il rapido scambio della campanella, Enrico Letta ha lasciato Palazzo Chigi salutando a lungo i dipendenti. Poi, con un tweet, ha rimandato a decisioni future. Ora uno stacco via da Roma per prendere le migliori decisioni. L'ombra di possibili battaglie all'interno del PD, che già deve fare i conti con i civatiani, che minacciano di non votare la fiducia al governo Renzi. Oggi terranno un'assemblea a Bologna per decidere. Ma nella maggioranza ci sono anche i malumori della componente popolare, rimasta fuori dal governo dopo l'uscita di Mario Mauro dalla difesa, che però assicura: chiederò al mio partito di votare la fiducia, rispondendo all'appello di Napolitano. Dall'opposizione Berlusconi abbandona i toni benevoli verso il nuovo Premier, attaccando i governi non eletti dal popolo. Non so quando voteremo, ma teniamoci pronti, ripete Berlusconi ai suoi. Beppe Grillo attacca e liquida il governo Renzi come una versione sordida e surreale degli ultimi giorni di Pompei. Un film di serie B, ma molto costoso, fatto con i nostri soldi. Basta poco per far venire giù tutto. Stesso giudizio liquidatorio dalla Lega. Il segretario Matteo Salvini parla di un governo truffa delle banche, dei poteri forti e dell'euro. Contro l'Italia e gli italiani. E adesso l'economia con il G20 di Sydney, dove, lo sappiamo, c'era anche il neo ministro Piercarlo Padoan, prima appunto di ricevere appunto questa nomina, e il G20 che ha dato delle indicazioni per quanto riguarda appunto la ripresa che in Europa resta fragile, come avverte il commissario Olli Rehn.
Il nuovo inquilino di via 20 settembre, Piercarlo Padoan, era arrivato a Sydney come capo economista dell'OCSE, se n'è andato prima dell'inizio del summit dei ministri economici e dei banchieri centrali dei 20 paesi più ricchi del mondo, da titolare dell'economia in pectore, partito per raggiungere Roma, dove però non ha fatto in tempo ad arrivare per il giuramento del governo. Avrà di fronte a sé altri G20, questa volta da affrontare come custode dei nostri conti pubblici e dove, si spera, potrà già portare qualche risultato sui fronti lavoro e tasse, priorità assolute del governo Renzi per sostenere la ripresa e rilanciare la crescita. Crescita più importante dell'abbattimento del debito, ha sostenuto da Sydney il ministro dell'economia australiano Joe Hockey, la cui posizione ha trovato un riscontro importante nel comunicato finale dei 20, che si sono impegnati ad intraprendere un cammino che porti all'accelerazione dell'incremento del PIL globale, stimato dal Fondo Monetario Internazionale in aumento del 3,7% nel 2014 e del 4% nel 2015, di oltre il 2% nei prossimi 5 anni rispetto all'attuale traiettoria. Del resto, nonostante i segnali di miglioramento dell'economia mondiale, restano ancora debolezze in alcune aree, come ad esempio l'Europa, tanto che il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn ha affermato che la ripresa europea resta ancora lenta e fragile. Anche per questo, si auspica da Sydney, le politiche monetarie delle banche centrali devono rimanere accomodanti. Inoltre, le stesse banche centrali si impegnano a comunicarle chiaramente, consapevoli dell'impatto sull'economia globale, e qui ogni riferimento al tapering, la exit strategy della Fed americana dalle iniezioni mensili di liquidità pompate nell'economia che tanta instabilità sui mercati e tanta preoccupazione nei paesi emergenti aveva provocato, è puramente voluto. Già la nuova numero uno della Fed al suo esordio internazionale, Janet Yellen, aveva provato a rassicurare tutti sostenendo che l'uscita sarà graduale e le comunicazioni, appunto, tempestive e trasparenti. Un anno fa l'annuncio del ritiro dal soglio pontificio, ieri Papa Emerito Benedetto XVI era in Vaticano al concistoro di Papa Francesco, con cui sono stati ordinati 19 nuovi cardinali. Il primo incontro pubblico per i due papi che, secondo gli analisti, potrebbe avere un significato ben preciso. Tra 2 ore e mezza Papa Francesco celebrerà messa con i nuovi cardinali proclamati ieri. Dei 19 nuovi porporati mancherà solo il 98enne Loris Capovilla, storico ex segretario di Giovanni XXIII, rimasto a Bergamo per ragioni di salute. Vedremo se stamani ci sarà anche il Papa Emerito. Ratzinger ieri era presente per la prima volta in pubblico dal 28 febbraio dell'anno scorso, quando si affacciò dal balcone di Castel Gandolfo, arrivato dal Vaticano in elicottero dopo le dimissioni. Alcuni analisti vaticani vedono in questo il segnale che Benedetto XVI sta rientrando gradualmente nella vita liturgica della Chiesa, seppure in forma limitata vista età e salute, il che sarebbe una novità rispetto ai suoi propositi iniziali di restare nell'ombra, in preghiera. C'è da scommettere però che non mancherà il prossimo 27 aprile, quando Francesco santificherà Karol Wojtyła e Angelo Roncalli. Ma torniamo ai nuovi cardinali, i primi nominati da Francesco, provenienti da ogni parte del globo, ma soprattutto dalle zone più povere, come il Burkina Faso, il che conferma l'impegno di Bergoglio per gli ultimi. Tra i nuovi nominati, l'arcivescovo di Rio de Janeiro e quello di Haiti, che hanno ricevuto la tradizionale berretta e l'anello d'oro sotto gli occhi della presidentessa brasiliana Rousseff e di quelli del presidente del piccolo Stato caraibico Michel Martelly. Con queste nomine il collegio cardinalizio diventa di 218 porporati, 122 quelli sotto gli 80 anni, ossia gli elettori, 2 in più della soglia fissata da Paolo VI, un altro piccolo strappo di Papa Francesco. E ieri è stata una giornata di mobilitazione per il popolo Notav, la manifestazione principale a Chiomonte, una manifestazione pacifica, ma ci sono stati cortei e presidi in moltissime città italiane, momenti di tensione a Milano. Vediamo com'è andata. In Valsusa, al cuore della manifestazione Notav, una camminata di 3.000 persone fino al cantiere dell'alta velocità. Ma cortei e presidi in segno di solidarietà con i 4 giovani in carcere con l'accusa di terrorismo per aver assaltato al cantiere della TAV nella notte tra il 13 e il 14 maggio scorso si sono svolti ieri in altre 40 città italiane.
Ad aprire il corteo che ha attraversato Chiomonte, lo striscione con lo slogan «Siamo tutti terroristi», poi la lettura dei messaggi scritti in carcere dai 4 indagati. Dunque un clima tranquillo, senza scontri e tafferugli come a Torino e nelle altre città d'Italia. Solo a Milano qualche momento di tensione. I giornalisti sono stati allontanati dal corteo e molte telecamere di sicurezza oscurate con la vernice. In un cantiere della metropolitana in costruzione per Expo, due manifestanti sono riusciti ad appendere su una gru uno striscione con la scritta «No TAV liberi». Poi il passaggio del corteo davanti a San Vittore, presidiato da polizia e carabinieri. Nessun contatto, ma lungo tutto il percorso che ha bloccato la città, i manifestanti hanno lasciato scritte sui muri e imbrattato le mura di alcuni palazzi. Danni che il sindaco di Milano chiede che vengano risarciti, perché manifestare è un diritto, ma deve avvenire nel rispetto di tutta la città. Giuliano Pisapia invita a isolare i violenti. Chi deturpa la città, come chi ha imbrattato i muri di 6 sedi tra giornali e radio con scritte inneggianti al movimento No TAV la notte tra giovedì e venerdì scorso. A far salire la tensione anche la lettera arrivata all'ANSA e firmata NOA, Nuclei Operativi Armati, e contenente minacce di morte per 4 persone, considerate come oppositori del movimento No TAV. Lettera da cui i leader del movimento contro l'alta velocità hanno preso le distanze. Ieri però un'altra lettera di minacce, questa volta arrivata a LTF, la società che si occupa della tratta Torino-Lione. Infami, si legge, spenderete i soldi che guadagnate per le cure dei vostri figli. E ora lo sport con il calcio. La Roma prova a mettere pressione alla Juventus. Ieri i giallorossi hanno vinto non senza soffrire a Bologna, riducendo così di 6 lunghezze la distanza dalla capolista, che questo pomeriggio affronta nel derby il Torino. Il neo 50enne Garcia si prende il regalo più bello confezionato dai suoi ragazzi in una versione inedita per necessità. Un messaggio che può risultare indigesto per la Juve alla vigilia del derby. L'abito della difesa trova due esterni adattati come Taddei e Romagnoli, che hanno scarsa abitudine a giocare tra i titolari. Il tecnico decide di far riposare il fondista Strootman e punta su Nainggolan, che lo ripaga con la prodezza vincente. Il Bologna si protegge bene e davanti cerca di sorprendere con Bianchi e Cristaldo. La prima volta che la Roma mette il naso nell'area avversaria c'è un fortissimo profumo di gol. Il colpo da biliardo di destro incredibilmente non finisce in buca, rovinando la sua media di 6 reti in 10 partite. Però è la conferma che la squadra di Garcia ha cambiato passo, infatti arriva al vantaggio al termine di uno strappo di Gervinho. La sensibilità di Piede Ripiani cesata l'incursione di Nainggolan, che sparisce dal radar dei difensori rossoblù. È il primo gol da romanista dell'ex cagliaritano e vale doppio considerando che resta l'unico. Il dato importante per l'economia del rendimento è non subire reti, 16 gare, anche se la Roma rischia ancora troppo sulle palle alte e il Bologna dispone di molti saltatori. È una ripresa vivace perché Ballardini inserisce il brasiliano Ibson e con lui alza il baricentro. Dall'altra parte entra Ljajic, che alla mezz'ora serve la chance colossale a Taddei, che spara a salve. Non fare male in un caso come questo può essere un errore da pagare a caro prezzo, anche perché il Bologna è ancora vivo e mette davvero paura nel terzo minuto di recupero. Christo Adulopoulos vola di testa e un brivido corre sulla schiena di De Santis. Adesso però la pressione è tutta sulla Juventus. E sì, perché i giallorossi appollaiati davanti alla televisione ripenseranno a quanto hanno sofferto nel loro recente derby e per la capolista c'è alle 18:30 un toro mai così carico nelle ultime stracittadine. È da 19 anni che manca un successo granata e a volte queste cifre giurassiche possono portare la grande sorpresa. Conte e Ventura hanno nascosto le loro parole alla vigilia. Lo juventino deve decidere se Cáceres o l'ex Ogbonna sarà il terzo difensore. Llorente da buon spagnolo si intende di corride, però con i lanciatissimi Immobile e Cerci il toro è pronto a colpire. Ultimo giorno oggi per le Olimpiadi di Sochi. Questi giochi invernali non hanno dato molte soddisfazioni agli atleti italiani. E ieri delusione anche nello sci alpino. Oggi è prevista la cerimonia di chiusura a cui parteciperà anche Carolina Kostner. Anche l'ultima gara di sci alpino, lo slalom maschile, si è chiusa con amarezza. Stefano Gross ai piedi del podio, a soli 5 decimi dalla medaglia di bronzo. Malissimo gli altri due azzurri, Mölg e Razzoli. L'oro è dell'austriaco Mario Matt. È l'ultima beffa di un'Olimpiade sfortunata per i nostri colori in questa specialità. L'Italia è solo Christoph Innerhofer. Le sue due medaglie, l'argento in discesa e il bronzo in supercombinata, fanno sì che non si possa parlare di fallimento totale della spedizione, ma la delusione è tanta. Il medagliere è scarso, 2 argenti, 6 bronzi e ben 8 quarti posti. A collezionarli, fra gli altri, anche i due italiani impegnati nello slalom parallelo di snowboard, Corinna Boccaccini e Aaron Mark, sui quali erano puntate le speranze di raccogliere successi.
La lista è completata da Daniela Merighetti nella discesa e da Nadia Fanchini nel gigante. Le ultime cartucce a disposizione sono per il Bob a 4, ma nelle prime due manche siamo al 18° posto. Non c'è spazio nemmeno per le speranze. I riflettori su Sochi 2014 stanno per spegnersi, non prima di aver ammirato un'ultima volta i campioni del pattinaggio nel gala di chiusura delle competizioni, al quale non ha voluto mancare la nostra Carolina Kostner. E prima di chiudere, un aggiornamento sul G20. La ripresa economica nell'area euro resta modesta ma è in recupero ed è meno fragile, così appunto il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Ed era l'ultima notizia per questa edizione, il prossimo appuntamento alle 13.30. Adesso lascio la linea a Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo e poi il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pancani. Vi auguro una buona giornata.